Ciao ragazzi, buongiorno a tutti e benvenuti sul mio canale Cantare in Libertà. La scorsa settimana abbiamo visto l'appoggio e il sostegno, che cosa sono, e invece oggi con l'aiuto di Roberta Staffieri, che è un insegnante, vi faremo vedere alcuni esercizi per l'appoggio e il sostegno. Dopo la sigla. Cantare in Libertà. Bene ragazzi, quindi... Eccoci qua. Roberta è un'insegnante. Sì. Tu cosa fai? Allora, io mi sono laureata al St. Louis College of Music di Roma e ora insegno canto ai bambini e agli adulti in una scuola che si chiama Anton Rubinstein. Rubinstein. Bellissimo, solo a dirlo, è fantastico. E niente, mi esibisco, un mio progetto inedito, insomma. Esatto, seguitela, Roberta Staffieri, cercatela, la trovate. Pensate che Roberta è stata una mia allieva. Vero, quando eravamo io giovane, certo, e lei piccola. Io minuscola. E lei è il classico esempio degli allievi che superano il maestro. Esagerato, no, assolutamente. No, sto scherzando, io sono insuperabile. È vero. No, è davvero brava. E quindi, siccome lei ha degli esercizi, ci può far vedere come fare per questo sostegno, perché mi avete chiesto, ma praticamente come possiamo fare per capire se stiamo o meno sostenendo un suono? Esatto. Allora, sicuramente quello che consiglio a tutti i miei alunni è quello di rilassare quanto più possibile la parte addominale. Esatto, mostra la parte addominale, esatto, perché appunto il diaframma, che è il muscolo che noi utilizziamo, diciamo, nella fase di espirazione, quindi nella fase in cui noi dobbiamo emettere il suono vocale, dobbiamo sostenerlo, però purtroppo questo muscolo è involontario, insomma, certo. Quindi non lo possiamo, non possiamo decidere noi quando, insomma, attivarlo. Lui comunque va a posto, dopo aver respirato lui si è abbassato, sì. E poi va a posto. C'è già una puntata su come fare a respirare in maniera diaframmatica, quindi andatela a guardare, si chiama, credo, Giù. Perché respiriamo, una cosa del genere. Comunque cercatela su questo canale, c'è già, vi lascio il link in descrizione. Un titolo molto filosofico comunque, sì. Perché respiriamo? Per vivere, maestro, per vivere. E perché altro? Per parlare. Per dare fastidio, insomma. Tutta una serie di Poi, cose. Poi, un'altra puntata importante, secondo me, siccome la zona addominale è interessata e quindi anche i muscoli addominali, intercostali, eccetera, devono supportare questa nostra fonazione, ci sono proprio degli esercizi fisici che si possono fare anche a casa, e anche di quello ho fatto alcune puntate, quindi vi lascio il link in descrizione anche delle puntate, diciamo, degli addominali. Quindi diciamo la prima fase è quello appunto di sganciare il muscolo trasverso e tutti i muscoli addominali, esatto, per far sì che il diaframma, insomma, sia libero. Quindi ecco, è rilassato. Di rilassarsi, okay. Esatto. E poi ovviamente la seconda fase è quello di sostenere il diaframma. Quindi attraverso l'emissione vocale, sostanzialmente. Ok, facciamo un esercizio, ad esempio, che ci può aiutare a capire se stiamo o meno sostenendo un suono. Ok, allora, un esercizio proprio super inflazionato, però molto utile, è quello del lip roll. Avevi già parlato? Ah, il lip roll. Giusto? Sì, o bubble che anche. Dici? Sì, certo. Lip è labbra, roll è qualcosa che rulla. Giusto? Sì, esatto. Ah. E ovviamente si può fare sia inizialmente muto, quindi e sostenerlo quanto più possibile, e poi aggiungerci un suono. Quindi respiriamo, rilassiamo questa parte, sganciamo, poi iniziamo a fare il lip roll, quindi molto come uno sbuffo alla fine. Esatto. E se vogliamo aggiungere un suono, ognuno ha la propria altezza comoda della sua voce. Sì. Per esempio. Esatto. E questo finché dura ci dà... Sì, esatto. Ci dà la percezione che noi stiamo sostenendo il suono. Ah, quindi questo è un esercizio. Questo è un esercizio. Poi si può abbinare anche l'esercizio quello della Z, insomma.
Ah, ok. Giusto? Quindi sì, credo di sì, è lei Io l'esperta. sono l'esperta, quindi, però insomma questa cosa la Che costruiamo cosa insieme. succede? Siccome io sono stato il suo maestro, chiede sempre, fa finta di Capito? non essere più bravo di me, invece. No, 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 però mi sembra giusto comunque, no? Certo. Quindi Confrontarci. facciamo vedere l'esercizio della Z. Ok, l'esercizio della Z può essere questo qui. L'hai perso un po'. Bene, esatto. Quindi questo è sicuramente un esercizio che ci fa tenere il fiato costante per tutta la parte Sì. dell'emissione e in più le corde si avvicinano per emettere questo piccolo ronzio, quindi dobbiamo cercare di tenerlo dritto senza esatto, senza sgommare. Quindi questo è un esercizio importante che possiamo fare. Ok. Ok, in realtà ce n'era uno precedente a questo. C'è un altro precedente. Precedente che sarebbe quello proprio di sganciare proprio inizialmente. Ok, vai, Ok, quindi diciamolo. io mi alzo in piedi in questo Sì. momento. Allora ragazzi, quindi per quanto riguarda l'esercizio di sganciare quindi i muscoli addominali, un esercizio che ci può aiutare a capire che vuol dire sganciare, quindi a capire la sensazione di avere gli addominali rilassati è questo qui. Quindi mettersi in questa posizione, sentire con la propria mano la parte addominale, quindi la pancia, che naturalmente va verso, diciamo, la terra per la spinta e la forza di gravità, che ovviamente è naturale. E quindi cercare di riportare questa sensazione anche da eretti, in posizione eretta, quindi in questo modo qui, e cercare di sganciare quindi i nostri addominali. Ebbene, quindi questo ci dà proprio la sensazione della rilassatezza e Sì. dobbiamo farlo anche in piedi, sentendo la stessa rilassatezza di quando siamo piegati. Bene, questo è molto interessante. Poi c'è un Sì, l'ultimo esercizio che vorrei consigliare è quello della R. la La R. E quindi, sempre con l'aiuto di un pianoforte, possiamo insomma scegliere la nota che ci è più confacente, in cui noi Sì. ci sentiamo tranquilli, e quindi fare un esercizio di sostegno del suono. Quindi. È vero. E questo si può fare anche muto, se inizialmente abbiamo una difficoltà, quindi. Possiamo farlo anche in questo modo, cercando di alzare sempre diciamo, gli zigomi per dare la possibilità, diciamo, all'articolazione della nostra bocca di essere libera, di avere spazio, ecco. Che bello, questo è importante perché se voi provate a fare dei piccoli tratti, sentite proprio sobbalzare il diaframma. E quindi poi nel momento in cui facciamo due o tre volte, ci accorgiamo proprio della contrazione, del È sostegno vero. che stiamo dando al fiato. Brava Roberta. Bene ragazzi, io spero che questo video vi sia stato utile. Io ringrazio Roberta Staffieri Grazie a te, Mario. per averci dato una mano e sostenuto in questo video. Esatto. Potete anche consigliare, insomma, nei commenti ancora quale Altri argomento, esercizi, sì, vi esatto, piacerebbe possiamo affrontare. interagire tra di noi. Se vi va, mettete un like al video, iscrivetevi e attivate la campanella per avere sempre gli aggiornamenti sui video che escono ogni settimana. Roberta, che dire? Grazie Grazie tantissimo a mille. te per averci aiutato e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!